idee, risorse, energie, obiettivi. Condividiamo per crescere insieme. Tutto questo è Community FVG. In questa puntata, alla scoperta di Cooperazione Salute. A colloquio con Augusto Dell'Erba e Sergio Gatti di Federcasse. La latteria di Enemonzo. E ora iniziamo. Cooperazione Salute è la mutua di Conf Cooperative, nasce dall'esperienza trentina e l'esperienza emiliano-romagnola ed è una mutua, quindi iscritta all'anagrafe dei fondi, che ha sede a Trento. Cooperazione Salute lavora esclusivamente per le cooperative aderenti a Conf Cooperative. Nasce nel 2014 a seguito degli obblighi contrattuali che erano stati inseriti più o meno in tutti i contratti nazionali per dare una risposta alle cooperative del proprio sistema. È una realtà che attualmente ha 215.000 iscritti e più o meno 2.600 cooperative. In Friuli abbiamo quasi 5.000 iscritti con un centinaio di cooperative, quindi è una realtà che ha preso piede anche qui all'interno della vostra regione in maniera importante. Conf Cooperative vuole un progetto mutualistico proprio perché desidera che le coperture sanitarie integrative funzionino, quindi che i rimborsi vengano effettivamente fatti, che il lavoratore abbia un ritorno reale da questo obbligo contrattuale e che venga gestita secondo dei parametri che vengono definiti all'interno del consiglio di amministrazione dove Conf Cooperative è presente. Quindi presidiando con particolare attenzione questo progetto. Le possibilità di cooperazione salute non si esauriscono all'interno delle coperture contrattuali obbligatorie, ma abbiamo anche coperture di welfare aziendale, quindi volontarie, sempre ad adesione collettiva, che rispondono al desiderio di cooperative di dare delle coperture aggiuntive rispetto a quelle previste dagli obblighi contrattuali oppure per categorie per le quali non è previsto l'obbligo, quindi diciamo che risponde a delle esigenze di politiche del personale differenziate a secondo dei bisogni della cooperativa stessa, no? Che desidera fare un progetto così definito di welfare aziendale. Ultimamente abbiamo declinato delle coperture anche per i soci di cooperative, soci per cui non esiste un rapporto di lavoro subordinato, ma sono soci di realtà tipo le BCC, tipo soci conferitori di consorzi o di cooperative agricole, di cooperative di consumo, e sono progetti che definiscono una soglia minima di adesione sotto la quale non si può andare perché non sarebbe adesione collettiva. Più soci aderiscono, più si riesce a contenere il costo della copertura sanitaria integrativa. La cooperativa sociale Il Seme Onlus di Fiume Veneto presenta la sua innovativa linea di prodotti gastronomici, le conserve del seme, realizzati con verdure e frutti coltivati direttamente dai suoi utenti. La cooperativa sociale Il Seme è attiva dal 1981, dando operatività allo spirito della legge Basaglia. Da allora opera come spazio occupazionale, mirato e adeguato per il reinserimento e la riabilitazione attraverso il lavoro di persone svantaggiate. In questi anni sono stati inseriti nei vari progetti oltre un centinaio di utenti e alcuni di essi sono pure diventati soci lavoratori della stessa cooperativa. Punto vendita a Fiume Veneto, Pordenone, in via Fratte di Fiume 70. Si è aperta il 7 dicembre e sarà visitabile fino al 6 gennaio liberamente.
la mostra dell'esperienza della cooperativa sociale per disabili Futura sul brigantino più grande del mondo della Marina Militare, nave Italia. Dal viaggio da Livorno a Civitavecchia, una carrellata di pannelli fotografici in esposizione presso il Cavedio del municipio di San Vito al Tagliamento. La mostra racconterà al pubblico l'esperienza di navigazione sociale vissuta da una decina di ragazzi con disabilità, utenti e lavoratori della cooperativa sociale San Vitese. Il viaggio si è svolto dal 1 al 5 maggio da Livorno a Civitavecchia. A bordo un gruppo composto da 10 persone con disabilità, 4 operatori, 3 volontari e 2 bambini. Le coperture sanitarie integrative sono degli strumenti che permettono ai lavoratori di richiedere rimborsi sulle spese sanitarie. Le nostre coperture sanitarie integrative hanno delle eccellenze, una delle quali è massima libertà di scelta per l'iscritto, che significa che un lavoratore può ottenere il rimborso sia che si rechi in una struttura convenzionata con noi, con una struttura privata non convenzionata con noi o al Servizio Sanitario Nazionale. Questo dà al lavoratore la massima libertà di scegliere la struttura che è più idonea alle proprie esigenze di salute. Tutte le nostre coperture sono estendibili ai familiari, il lavoratore o il socio può decidere di estendere la copertura ai propri familiari allo stesso importo della collettiva, e significa che sono importi molto più contenuti rispetto ad un acquisto individuale. Inoltre le nostre coperture funzionano anche con delle strutture sanitarie o socioassistenziali appartenenti al nostro sistema. Quindi qualora ci siano cooperative appartenenti a CONF che svolgono servizi sanitari o socioassistenziali, noi ne caldeggiamo il convenzionamento con noi in modo che diventino fornitori dei nostri stessi lavoratori o dei soci del nostro sistema. La nostra rete di promozione all'interno delle regioni è incardinata nel sistema di CONF cooperative, quindi qualora una cooperativa o un socio decidesse di volerci contattare, si può rivolgere agli sportelli regionali o agli sportelli provinciali di CONF cooperative. Salve a tutti, c'è ancora spazio per la mutualità nel percorso di riforma del credito cooperativo nazionale? Abbiamo rivolto queste e altre domande al direttore di Federcasse, che è la Federazione Nazionale del Credito Cooperativo, Sergio Gatti. Ecco le sue parole e le sue motivazioni. La mutualità è un tratto distintivo del credito cooperativo. Questo tratto resterà così evidente anche con il completamento del percorso della riforma? La risposta è sì, e le dico anche perché. Intanto perché la riforma pone al centro dei propri obiettivi proprio il rafforzamento della funzione mutualistica, e quindi i gruppi bancari cooperativi avranno due obiettivi, cioè quello di accrescere ulteriormente la stabilità e quello di accrescere ulteriormente la competitività. Ma con quale ricetta? Che è quella della mutualità, cioè quello del reciproco aiuto tra le banche all'interno dei singoli gruppi e con le capogruppo, che aiuteranno le banche ad essere più stabili e più competitive. Ma non per accrescere la
la capacità di fare profitto da distribuire individualmente, ma la capacità di servizio ai propri soci e alle proprie comunità. Direttore Gatti, dunque lei conferma che con l'avvento dei gruppi bancari cooperativi i riferimenti valoriali storici del credito cooperativo non verranno meno? Non verranno meno, dovranno essere costantemente e innovativamente integrati rispetto ad una logica che è tipica dei gruppi bancari, che è quella di assicurare una profittabilità con la necessità di assicurare le finalità mutualistiche. Quindi mutualità e struttura in società per azioni della capogruppo debbono trovare in Italia, questo è un esperimento mai provato prima, una modalità di integrazione. In altri paesi si chiama ibridazione, cioè un ibrido tra la società per azioni e la società mutualità prevalente. È quindi una sfida culturale, organizzativa, manageriale e imprenditoriale. Direttore Gatti, per Federcasse si parla di un terzo tempo in questa fase, in questo momento di cambiamento. Che cosa significa in pratica? Il terzo tempo perché la terza riforma in 135 anni di storia, la prima nel 1937, la seconda nel 1993, la terza 2016 con aggiustamenti nel 2018. Questo vuol dire che il terzo tempo che stiamo vivendo richiede un'attività di promozione, un'attività di rappresentanza degli interessi col legislatore a Roma o a Bruxelles e con la Banca d'Italia, con la Banca Centrale Europea, affinché sia valorizzata e quindi ben riconosciuta la specificità del fare banca con finalità mutualistiche. C'è una radice costituzionale che è l'articolo 45 che ispira tutta la legislazione italiana e noi dobbiamo far sì che qui l'ispirazione non venga tradita magari da un'evoluzione tecnocratica. Il terzo tempo è questo. Dunque, a gennaio 2019 ci dice che cosa succede esattamente? Dovrebbero prendere il via operativo le tre realtà nuove, e cioè due gruppi nazionali, Iccrea Banca, Cassa Centrale Banca e Cassa Centrale Raiffeisen, che è il terzo gruppo con base provinciale. Le nostre capogruppo hanno lavorato intensamente per poter avere l'autorizzazione dalla Banca d'Italia e dalla Banca Centrale Europea. In questo momento le singole banche stanno in tutta Italia studiando il contratto di coesione, che è lo strumento fondamentale che cementa questo gruppo differente, questo tipo di gruppo differente, perché è un gruppo partecipato e controllato dalle singole BCC che ne sono proprietari, ma poi ne sono controllate attraverso il contratto di coesione. E poi quarto fondamentale documento, l'accordo di garanzia, che è la cosiddetta garanzia incrociata, cross guarantee, che rende appunto in campo prudenziale, cioè di assicurazione reciproca delle banche, la mutualità di nuovo moderna, perché è una modalità mutualistica di darsi una mano. Chi ha un po' di capitale in più libero lo mette a disposizione di eventuali crisi e una volta che la crisi è stata risolta, quella banca sarà in grado di dare una mano a chi dovesse andare in difficoltà. Quindi è uno strumento molto moderno, anche se a volte la mutualità sembra qualcosa dell'Ottocento. Incontrando il presidente di Federcasse Nazionale Augusto Dell'Erba, abbiamo provato a capire quali saranno i cambiamenti prossimi venturi nel percorso della riforma del credito cooperativo nazionale, che coinvolgerà ovviamente anche le strutture regionali. Ecco le sue spiegazioni. Presidente, il credito cooperativo sta cambiando la sua pelle organizzativa. Quale ruolo stanno avendo e avranno anche in futuro i giovani soci BCC in tale contesto? I forum dei giovani soci del credito cooperativo hanno un importante valore di formazione, perché abbiamo bisogno di creare le future classi dirigenti della impresa bancaria cooperativa. Quindi queste sono una palestra di formazione molto importante. Esiste un legame, secondo lei, tra l'ignoranza sui temi economico-finanziari, purtroppo molto diffusa, e i problemi nei quali tanti risparmiatori vengono coinvolti quando le banche segnalano criticità importanti? La scarsa cultura finanziaria è uno degli elementi fondamentali per i quali si verificano le crisi finanziarie. Molto spesso i risparmiatori assumono posizione da investitori senza consapevolezza.
Tra le varie modifiche che sta vivendo il credito cooperativo c'è anche quello dell'avvento dei gruppi, che è una delle modifiche principali. A che punto siamo con l'attuazione della riforma? La riforma è in piena fase di attuazione, saranno convocate le assemblee delle banche di credito cooperativo con tempi differenti a seconda delle candidate capogruppo e quindi tutto procede secondo i ritmi previsti dal legislatore. Quali cambiamenti a cascata possiamo ipotizzare per i soci e i clienti delle tante BCC sparse sui nostri territori? Io credo che cambiamenti sostanziali verso i clienti presenti sui territori, verso i soci, non ve ne saranno. Loro potranno godere di un maggiore consolidamento patrimoniale del sistema del credito cooperativo a qualsiasi gruppo la propria banca abbia deciso di aderire. Tutto questo succederà da quando? Ma immaginiamo che dai primi del 2019 il meccanismo sarà in funzione. Il disavanzamento per la storia parte da molti anni, siamo nel 1903 quando nella comunità di Enemonzo, come in altri ambiti territoriali della Carnia, nascevano queste cooperative spontanee di trasformazione del latte dei soci, e questa è stata l'impostazione che si è portata naturalmente fino al dopoguerra. Poi con l'evoluzione della lavorazione, degli addetti anche alla zootecnia, c'è stata la necessità di riunire i caseifici dei vari paesi e riunirli per vallata. Ecco che così che nasce negli anni 80 il caseificio Valtagliamento, dalla vecchia cooperativa del caseificio di Enemonzo. Questo ha avuto il suo percorso da allora, che si è trasferito dalla vecchia sede a questa dove noi siamo, che è stata inaugurata nel 1987 e di fatto è entrata in funzione nel 1988. Noi adesso abbiamo un bacino di conferimento che parte da Forno di Sopra, da dove nasce proprio il fiume Tagliamento, scende fino al comune di Villa Santina, raccogliendo tutti i comuni sulla strada, e da pochi anni abbiamo anche raccolto i soci rimanenti della Val Degano che, vista la chiusura del loro caseificio, sono confluiti nella nostra realtà. Attualmente noi abbiamo 38 soci effettivi, abbiamo una raccolta annuale che si aggira intorno ai 30.000 quintali, circa 3 milioni di litri annui, lavoriamo a periodi più intensamente come l'inverno da ora in poi e un po' meno nel periodo estivo, dovuto anche alla transumanza che avviene di alcuni soci che vanno nelle malghe. I nostri prodotti cardine sono l'Enemonzo, che ha avuto sicuramente una sua evoluzione nel mercato, una sua conoscenza come prodotto, ed è conosciuto soprattutto per la sua peculiarità di essere un formaggio, seppur stagionato, dolce. Questo è dovuto dall'alimentazione locale che ci conferisce questo aspetto. Quindi lo stravecchio di Enemonzo è la sublimazione di tutta la lavorazione partita dal fresco fino ai 24 mesi che è lo stravecchio nostro. Oltre a questo, noi stiamo intraprendendo una strada anche di nuovi prodotti più freschi, anche perché il mercato si è evoluto in questi anni, non c'è più la richiesta delle forme come una volta veniva nei paesi dove la famiglia comprava la forma e la spezzettava in cantina, ma ti chiede le pezzature più piccole, prodotti più morbidi, più freschi, con spezie e non spezie, e quindi abbiamo creato una nostra gamma diversificata di altri prodotti. Oltre a questo ci siamo messi a produrre anche yogurt, che abbiamo scelto come politica aziendale la vendita al cliente finale tramite spinatura nei nostri punti vendita. I nostri punti vendita sono qui presso la sede del caseificio di Enemonzo, e abbiamo un locale molto carino, tipico, casetta in legno, in località Chialina, comune di Ovaro. Questo è un acquisto recente di 3 anni e mezzo. Noi produciamo anche gelato nel periodo primavera-estate, cacciottame, burro,
Noi abbiamo un'ottima qualità di burro, tra l'altro noi, come vedrete, siamo anche attrezzati per impacchettare e fare dei bei lavoretti artigianali, ma con qualità elevata, e questa, diciamo, è la nostra gamba. Il caseificio di Enemonzo, Valtagliamento, ha un'impostazione che è data dal riferimento su tutto il settore zootecnico delle zone che dicevo prima. È una leva importante anche sul mantenimento del territorio, anche perché l'impatto sull'aspetto sulla carne che voi vedete è dovuto anche a questi signori che ogni giorno si sollevano le maniche e lavorano. Ed è, secondo noi, un patrimonio da salvaguardare e da salvare. Visto che abbiamo una tradizione malghiva tra i nostri soci, noi puntualmente la terza settimana di settembre di ogni anno, da 43 anni, abbiamo la festa del formaggio di Malga e anche della ricotta di Malga, dove vengono selezionati i prodotti malghivi, vengono valutati da una giuria che dà un punteggio da cui noi poi traiamo i primi premi, primo, secondo, terzo per formaggio di Malga, e lo stesso discorso anche per la ricotta di Malga. È una giornata che deve essere la festa del malghese che ritorna dalla Malga e trova la persona che lo accolgono. È una vecchia tradizione che adesso si sta mantenendo in questi locali. La mostra viene fatta proprio qua dentro, con l'esposizione anche dei prodotti o con qualche, diciamo, coup de théâtre, cioè qualche abbellimento, allestimento. Ci sono state le sculture di legno, ci sono state le foto, c'è stato un po' di tutto in modo da rendere la giornata ancora più gradevole e piacevole. E questo è un importante avvenimento che va mantenuto e salvaguardato. In questa struttura noi abbiamo 11 dipendenti, perché abbiamo due punti vendita molto efficienti, molto belli, dove noi non ci limitiamo a offrire solo i nostri prodotti, ma anche ciò che è di meglio nel territorio della Carnia. Questa è stata una scelta politica che ho portato soprattutto io negli ultimi anni, in cui il cliente voglio che veda un po' tutto quello che offre il territorio, non solo i nostri prodotti. E devo dire che la cosa è molto apprezzata, vedere anche i flussi di gente, soprattutto nei periodi estivi, dove ci sono i signori che vengono in ferie. Da questo spunto è mia intenzione perseguire su questa strada della valorizzazione delle piccole lavorazioni. Oltre ai nostri due punti vendita, la nostra produzione si trova anche in determinate catene della GDO, di cui non faccio il nome per non fare pubblicità, però lo potete trovare in tutto il territorio regionale sicuramente, e anche la parte orientale del Veneto, le province di Belluno, Venezia e Treviso. In futuro, oltre a potenziare le vendite su questo settore, ci interessa anche andare a una diffusione territoriale più ampia, quindi oltre anche i territori della Carnia, per poter arrivare più vicino al cliente e accorciare la cosiddetta filiera, quindi andare verso l'ispirazione dei chilometri zero. Community FVG finisce qui e vi dà appuntamento a settimana prossima con ancora tante nuove storie da raccontare.